Luca Mora, giocatore di grande, grandissima esperienza, a cui non possiamo non chiedere dopo Catanzaro ad oggi cosa è successo e cosa sta succedendo a questa squadra che ha un passo di un punto a partita, che è una media da retrocessione. Ma grazie per i complimenti e l'esperienza, ma ci sono momenti in cui per capire queste cose non le capiscono neanche quelli che hanno 60-70 anni, quindi... Vorrebbe uno psicologo? No, non credo adesso, penso semplicemente che abbiamo fatto un girone d'andata, diciamo, fino a Catanzaro spettacolare e poi ci siamo persi da qualche parte, stiamo cercando di capire dove. E sicuramente non siamo felici di quello che sta succedendo, il pubblico ha ragione a non essere felice, nessuno è felice, prima eravamo tutti felici, adesso nessuno lo è perché non riusciamo a esprimere il nostro potenziale. Io sono convinto che questa squadra sia forte e che abbia le potenzialità per arrivare ai playoff e vincerli. È chiaro che purtroppo non so per quale motivo non riusciamo ad essere continui, facciamo partite buone, partite meno buone, partite molto brutte e giustamente le persone si arrabbiano perché non capiscono questi cambi di prestazione. Dobbiamo cercare di capire cos'è che non va e provare a risollevarci, perché comunque grazie a quei punti che avevamo fatto prima siamo ancora terzi in classifica e quindi questi jolly che abbiamo giocato, che abbiamo sprecato, ci consentono ancora di essere terzi in classifica e quindi speriamo di non sbagliare più in futuro. Detto poco fa, prima eravamo tutti felici, adesso nessuno è felice. E proprio questo dicevano Colombo e anche il presidente Sebastiani. Alla squadra manca un po' di freschezza, un po' di spensieratezza. Ma perché una squadra terza in classifica non dovrebbe essere spensierata, considerando che i primi due posti sono ormai andati? Adesso io dicevo che siamo tutti tristi, nel senso che quando le cose non funzionano, come hai detto tu, le ultime 11-12 partite abbiamo una media da retrocessione, c'è un po' di frustrazione, stiamo cercando di capire cosa non va e poi è chiaro che siamo esseri umani, quindi guardiamo un po' più il momento attuale rispetto a tutto il campionato. Se guardiamo la visione d'insieme, siamo terzi in classifica, dobbiamo essere felici e contenti, però dobbiamo cercare di arrivare ai playoff nelle migliori condizioni possibili. In questo momento non siamo nelle migliori condizioni possibili, come ho detto dobbiamo cercare di capire cosa non va e cercare di migliorarlo durante la settimana e cercare di arrivare alla domenica che stiamo bene e siamo pronti a offrire prestazioni migliori di queste. Chiedo a Luca Mora, al giocatore esperto, ma questo spogliatoio è tutto con l'allenatore? Perché dopo il caso Lescano, insomma, qualcuno ha detto ci sono dei problemi nello spogliatoio, ma questa squadra segue il suo allenatore, la squadra, il Pescara segue Alberto Colombo? Assolutamente sì, poi il caso Lescano ovviamente vissuto da fuori non so che impatto ha avuto, cioè sinceramente all'interno della squadra è stata una cosa anche un po' ingigantita, nel senso che chiaro che magari non tutti i giocatori sono uguali, però è stato un po' un errore magari da parte del giocatore che ha fatto un'intervista anche secondo me mal interpretata e poi da lì si sono susseguite delle cose che hanno ingigantito la questione, però ecco, credo che tutto sia rientrato. Poi parlare di squadra con l'allenatore o contro l'allenatore, cioè la partita l'avete vista, non mi sembra che la squadra o le ultime partite della squadra non si stia impegnando, altrimenti... Qualche malumore di qualche giocatore che gioca meno? No, beh, ma questi ci sono sempre stati, anzi è bene che ci siano, l'importante è che poi quando si allena e si entra in campo si dia il massimo. Se un giocatore è felice di andare in panchina o di non giocare deve cambiare mestiere, è giusto che i giocatori siano arrabbiati, però devono trasformare questa rabbia in positività, quando vengono chiamati in causa devono dimostrare che l'allenatore ha sbagliato a tenerli in panchina, ma questo è da una vita che lo si dice. Questa è una squadra di bravi ragazzi, lo posso dire tranquillamente, a parte l'età, cioè abbiamo penso l'età più giovane di tutto il girone come media, quindi cioè queste sono cose che succedevano una volta quando c'erano 30 anziani, cioè una squadra giovane che aveva entusiasmo. Adesso in questo momento stiamo vivendo un momento di difficoltà, dobbiamo stare uniti e cercare di uscirne. Ci sono squadre che l'hanno avuto a inizio campionato, noi purtroppo l'abbiamo avuto in questo momento, cerchiamo di uscirne, però ripeto, siamo ancora terzi, dobbiamo darci una svegliata perché ci vogliamo rimanere terzi e anzi vogliamo provare ad arrivare più in alto possibile e arrivare ai playoff in forma. Cerignola non si potrà sbagliare in tal senso? Tanto ormai da qui alla fine di partite che si possono sbagliare valgono tutte e tre punti. Chiaro che il Cerignola è dietro di noi di poco, quindi andiamo su un campo difficile a fare una partita e a provare a vincere come sempre.